verranno da mangiare. L'elegante e storica Villa Boscarino Hotel è ideale per rendere indimenticabile il vostro soggiorno nel cuore di Ragusa. Le diverse tipologie di camere, arredate con elementi di pregio e uniche nel loro genere, offrono comfort e si adattano ad ogni esigenza della clientela. Vivi l'esperienza di un soggiorno nella suite di Villa Boscarino, l'unica con grande vasca a idromassaggio, da dove è possibile percepire la vastità del parco di 2000 metri quadri provvisto di centro benessere e piscina jacuzzi. Degusta la ricca colazione a base di prodotti locali servita nell'antica cappella che conserva stucchi ed autentiche incisioni in latino. Villa Boscarino Hotel, un connubio perfetto tra storie e design al servizio dei suoi ospiti. Villa Boscarino Hotel, via Muratori 63, Ragusa. Il centesimo, ogni giorno un gran risparmio. Il centesimo, prezzi bassi tutto l'anno. Il centesimo, da oggi la tua spesa è conveniente più che mai. Il centesimo, ogni giorno un gran risparmio. Il centesimo, assorbiti tutto l'anno. Il centesimo, la spesa conveniente puoi trovarla qui da noi. Vamos pa la playa. Adrenalina pesca. I migliori marchi della pesca sportiva a tua disposizione. Al vostro servizio per soddisfare la clientela più esigente ed aiutarvi nella scelta di prodotti di alta qualità. Esperienza, competenza e cortesia al vostro servizio. Vieni a trovarci via Pompei 1 a Ragusa. Trovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Sapete che domani si vota, non ve lo devo dire io, perché insomma è una cosa che sanno tutti certamente. Oggi per esempio si vota a Malta e in altre, mi pare anche in Slovenia, domani si vota in Italia e in qualche altra nazione saranno le ultime elezioni. Praticamente così ha votato tutta l'organizzazione europea. La cosa bella è che ha votato anche l'Inghilterra. Io non riesco a capire come funzionano certe cose, però giustamente dice la legge, fin quando sei dentro l'Europa devi avere i tuoi rappresentanti, che poi questi rappresentanti non ci vogliono stare, come ha detto il leader, ha detto spero di essere il deputato europeo che dura meno, perché vogliono andarsene al più presto. Ora la May ha deciso che è arrivato il momento di dimettersi, e la cosa però preoccupante, guardate, è che in Inghilterra stanno discutendo da 2 anni solo e unicamente di Brexit e non vanno dietro a tante altre cose molto serie che hanno loro. Perché si stanno occupando sempre meno della qualità della vita, hanno grossi problemi per esempio nel campo della sanità, nel campo dei trasporti, hanno grossissimi problemi. L'Inghilterra, che era questo posto che tutti guardavamo con ammirazione, sta in questi 2 anni scadendo moltissimo. Ora non so se riusciranno ad andare via, però la comunità europea, che deve avere non so quanti miliardi di euro per pareggiare i conti, non so come si comporterà. Vediamo, intanto andiamo a votare, domani si vota, sapete il sistema, portate la tessera, lo scrutinio inizierà subito dopo e così a livello europeo sapremo come vanno le cose, se vincono quelli che i sovranisti, se vincono
quelli più a favore dell'immigrazione, quelli meno a favore dell'immigrazione. L'unica cosa che mi sembra di aver comunque capito è che nei grandi paesi il problema euro non è più come era una volta, cioè non è più un argomento da campagna elettorale, perché ci siamo accorti che uscire dall'euro sono cavoli amari e quindi lo sappiamo, uscire addirittura dalla Comunità Europea è ancora più difficile. Va bene, a proposito di euro e di soldi, c'è il problema di Catania. La città di Catania, noi siamo, come dico sempre io, provincia di Catania, no? Nel senso che siamo autonomi, per poco ormai, cioè ormai non abbiamo più l'autonomia che avevamo una volta, ma comunque noi, diciamo, gravitiamo nell'orbita di Catania, aeroporto, stazione, università, ospedali, negozi, insomma Catania è per noi il punto di riferimento, magari come Trapani con Palermo, insomma è normale che sia così, magari a Enna una volta vanno a Catania, una volta vanno a Palermo, ma noi gravitiamo su Catania. Allora la mia domanda è questa. Ora tutti sanno che Catania ha 1,5 miliardi di euro di debito e sono in una situazione così difficile che dal prossimo mese non pagheranno gli stipendi. E la cosa più drammatica è che se non pagano gli stipendi non so quante migliaia di dipendenti, succede l'inferno. Allora, a questo punto ci sono molti interventi. Siamo al conteggio finale. Catania è appesa a un filo. Per il passato bisognerà far luce su come e sul perché. E infatti la mia domanda è questa. Ma Catania, dove addirittura ci sono televisioni, giornali, il massimo della informazione siciliana, questo è sicuro, ricordate, la Sicilia, le migliori televisioni, ma com'è possibile che si sia permesso alle amministrazioni degli ultimi 4, 5, 6, 10, 15 anni di arrivare a queste cifre? Cioè noi qui a Ragusa avremmo fatto la rivoluzione. Saremmo stati lì ogni 5 minuti a lamentarsi, il bilancio, i debiti, non possiamo fare questo. Ci siamo lamentati al contrario, quando c'erano tanti soldi e non sapevamo come utilizzarli nel periodo, diciamo, di Piccitto. Ma com'è possibile? Ora, qui in questo caso ci sono degli interventi politici che dicono a Catania entro poche settimane, questo è il sindacato, la CISL, per ben 8.000 lavoratori tra diretta e indotto si materializza lo spettro dello stop degli stipendi. Poi, quindi a questo punto Palazzo Chigi invoca la CISL, deve fare la sua parte, la decima città d'Italia non può essere abbandonata al suo destino. E io sono anche d'accordo, non può essere abbandonata al suo destino, però così è anche troppo facile. Cioè se noi arriviamo, è come l'Italia, vabbè così è troppo facile, l'Italia può fallire tutte le volte che vogliamo, perché tanto arriva qualcuno che la dobbiamo salvare, infatti l'Italia è fallita già 3 volte, ma le città, perché non si è andate in default 10 anni fa, come è successo a piccoli comuni, pensate Comiso, che ha dovuto recuperare proprio perché quando si arriva al default c'è una politica, cioè Catania ha continuato a fare la splendida pur senza soldi, ma come? Firmando assegni a vuoto? Cioè nel senso che se tu fai delle manifestazioni e poi non paghi sono assegni a vuoto, con tutti coloro che chiedono i soldi, con i dipendenti, con le forze sociali che sono non hanno più aiuti, le scuole, pensate, e poi Catania è anche una città metropolitana, quindi trascina con sé anche il problema della provincia, li trascina in questo buio tunnel. Catania è come un naufrago in balia delle onde nel mezzo di un baroso, da oltre 1,5 miliardi, mi pare che era cresciuto in qualche mese, 1,5 miliardi di passivo.
non si può farlo lasciare morire, ma attenzione, qui bisogna capire chi è che ha sbagliato. La stessa cosa che abbiamo detto per Ragusa, quando la Corte dei Conti ha chiesto come sono stati spesi dei soldi, bisogna che qualcuno sappia, cioè bisogna che noi dobbiamo sapere quello che è successo. Cioè dice, vabbè, Fruttatino, no, non è così. Noi dobbiamo sapere come non sono stati spesi i soldi e qua a Catania si deve sapere chi è stato e perché ha fatto questo, perché poi il danno economico c'è e si vede, caspiterina se si vede. Allora, cambiamo argomento e parliamo di Ragusa, e per parlare di Ragusa andiamo a parlare della festa di San Giorgio, perché la festa di San Giorgio è una ricorrenza, ecco queste sono le immagini della conferenza stampa di stamattina, è una ricorrenza che divide un po' la città, ma così bonariamente, simpaticamente, tanto è vero che ora sentirete che il sindaco è il sindaco di una città con due patroni, no? Questa storia del patrono l'abbiamo esaminata tante volte, però è bello, ci permette anche di avere due feste, quindi di poter intervenire proprio su questi beni immateriali. Allora oggi c'è stata la conferenza stampa della presentazione dell'avvenimento, che c'è anche qualcosa di veramente interessante, era una giornata uggiosa ma non fredda, c'erano tanti turisti, allora vediamo tutto insieme quello che è successo stamattina a Ibla. Questo gravoso onere di essere il sindaco sia dei San Giorgiati che dei San Giovannari, quindi è un grande onore, è un privilegio. No, devo dire che da quando ho assunto questa carica, ormai sono 11 mesi, effettivamente ho verificato che ancora rimane qualche sacca di rivalità, possiamo dire, un po' di campanilismo, sano campanilismo, che però deve mantenersi comunque entro dei limiti, perché chiaramente Ragusa è una città unica e una città che ha delle risorse straordinarie. Io sono contento oggi di essere in un posto che trasuda storia, ringraziamo il Presidente che ci ha accolto diciamo, l'organizzazione di questa conferenza stampa in uno dei posti simbolo diciamo, di Ibla. Siamo veramente nel cuore della città antica, sono sempre più, Padre Florida, sempre più contento e orgoglioso di rappresentare questa città che ha talmente tante ricchezze e bellezze sparse in tutto il suo territorio. Allora, chiaramente riconosciamo e siamo vicini a Padre Florida. Gli aspetti religiosi della cerimonia, della festa sono stati evidentemente da lui evidenziati, perché certamente la San Giorgio si festeggia il patrono, è una festa religiosa, quindi è un momento di riflessione, un momento di condivisione, è un momento in cui la parte religiosa deve avere la precedenza su tutto, quindi è veramente un momento in cui si esaltano, si richiamano le nostre tradizioni religiose in una chiesa splendida che è su questa piazza meravigliosa. Naturalmente accanto a questa, alla funzione religiosa, quindi al significato religioso, si cerca noi come amministrazione di accompagnare favorendo la promozione di eventi che possono dare alle persone che sono qui, quindi ai ragusani stessi, a quelli che abitano a Ibla, ma anche ai turisti e chiunque si trovi qui, è un ulteriore motivo diciamo, per venire, per star bene, per festeggiare. Io sono particolarmente contento perché quest'anno si organizza, l'assessore Barone è stato protagonista, insomma, molto attivo in questa iniziativa, si organizzano
si dà la possibilità anche a artisti nostri locali, giovani artisti che sono qui presenti, che saluto, adesso non li cito tutti perché sennò poi ne dimenticherei qualcuno, sarà l'assessore Barone a farlo, ad esibirsi, ad essere anche riconosciuti, ad essere premiati. Noi intendiamo valorizzare i nostri talenti, ne abbiamo tanti, Padre Foglia, tanti talenti, tante persone che riescono comunque a esprimere nelle discipline che praticano un grande valore, questo ci fa molto piacere. Sono contento del fatto che il 1° giugno verrà questo musicista di grandissimo livello che è Rafael Gualazzi. Io abbiamo molto insistito su questo nome, avevamo anche delle alternative magari più convenienti da un punto di vista economico, però veramente pensiamo che con questo artista di dare anche un livello molto alto alla manifestazione, crediamo che sia una persona che conosce la musica, un artista che conosce la musica come pochi in Italia. È un premio che si intende valorizzare i giovani emergenti in tutti i campi artistici, dal teatro, dalla musica, e quest'anno avremo il piacere di premiare in occasione della festa di San Giorgio e soprattutto che si esibiranno prima del concerto di Raffaele Gualazzi, perché diceva bene il sindaco, un investimento forte di Raffaele Gualazzi, uno dei jazzisti più bravi che c'è in Italia, vincitore di Sanremo Giovani, colui che ha le sue canzoni come L'estate in Joe Wayne, sta tra le prime nei parade e ha portato veramente a vendere tantissimi dischi, abbiamo la possibilità di avere un evento culturale di alto livello. I nostri giovani apriranno il concerto e volevo ringraziare perché saranno premiate le Diamonds che sono qui presenti, che saluto, i Blackout e The Smoothies che non sono in questo momento presenti perché anche loro sono tutti a scuola, sono giovanissimi. Saranno premiate anche Mario Dallo che è un cantautore ragusano che scrive pezzi ed è veramente molto bravo, e in rappresentanza anche del teatro della scuola Godò. Io volevo anche salutare e premieremo anche Giuseppe Arezzi che è veramente un attore teatrale emergente, ho letto il suo curriculum che è veramente grande, su questo dobbiamo dirlo. Sarà anche presente, anche non per quanto riguarda il premio, ma come ospite gradita, Serena Costa, che è una cantante che sta partecipando e ha fatto le selezioni anche per Sanremo Giovani. Insomma, c'è tanta arte, c'è tanta cultura, l'intervento è quello di stare insieme, di essere presenti in una festa così, così importante che il territorio odia. È un evento che noi abbiamo già pubblicizzato da tempo con l'organizzazione, su Malta, sul catamarano, abbiamo già promozionato le due feste patronali, ci teniamo a dirlo, su Alitalia esce la festa patronale di San Giorgio con tutti gli eventi che faremo, è anche un modo veramente, perché ci fa piacere, che nel periodo del 1° e 2 giugno, pensate, anche per trovare una stanza agli artisti è stato veramente molto difficile, vuol dire che è una festa sentita, sono tantissimi turisti che verranno per questo importante evento ed è un modo anche per far conoscere sempre di più quello che è il nostro territorio. Solo per dirvi bravi, divertiamoci, sarà una cosa veramente importante per il territorio. Grazie ancora a Padre Floridi e al Comitato San Giorgio per l'ottima organizzazione. Perché è una festa popolare, quindi ha come cliché il tradizionale che viene sempre ad essere rispettato per quello che è, e poi con tutte le manifestazioni culturali ricreative che ci sono attorno. Ovviamente quest'anno abbiamo voluto dare anche un tema come gli altri anni ed è quello della fede, tenendo presente che San Giorgio è un santo della Chiesa e quindi ha un evento, è un evento anche religioso, oltre che folclorico, sociale, economico. Noi vogliamo sottolineare questo aspetto molto importante della fede che oggi purtroppo vediamo che man mano va scemando, soprattutto in certe fasce della popolazione. O meglio, magari la gente oggi crede, ma crede in un modo diciamo molto superficiale, o addirittura non gli importa più nulla. Credo che rappresentare un santo del terzo quarto secolo che è morto per Gesù Cristo, per noi oggi a Ragusa in modo particolare, significa rappresentare una fede che ha avuto lui, ma che hanno avuto anche i nostri padri nel tenerlo in considerazione come patrono della città. È un culto che arriva fino ai nostri giorni e quindi noi, come figli dei padri, ma soprattutto figli della Chiesa, dobbiamo riscoprire la fede che ci è stata tramandata e che ci è stata data abbondantemente dal nostro Signore Gesù Cristo, a cui va tutto l'onore, la festa, la gloria, perché San Giorgio è un santo, ma il santo dei santi è Gesù Cristo. Per quanto riguarda il programma culturale, come ha detto l'assessore, riguardo allo spettacolo di sabato sera, la notte di San Giorgio, quindi insieme a delle band ragusane, Rafael Gualazzi, diciamo che abbiamo intanto incomincia già questa domenica
avremo un concerto chiamato Terre di Sicilia, dove si esibiranno e sfileranno per Ibla a partire dai Giardini Blei fino all'arrivo di San Giorgio. Gianni Giannone, abbiamo sentito questa storia, comunque si ripete negli anni, anche, parliamo anche di 50 anni fa, di 70 anni fa, dopo la guerra, durante la guerra, di San Giorgio che sale a Ragusa e quindi la celebrazione della messa presso la cattedrale di San Giovanni, e viceversa quando è San Giovanni che scende al Duomo di San Giorgio. Quindi i due santi che si incontrano. È proprio una voglia da parte del popolo, dei fedeli, di avere la protezione dei due santi. In biologia si direbbe, diciamo così, sta proprio nel DNA, significa che nel momento in cui il DNA si esprime produce vita. E come diciamo, diceva qualche anno fa il vescovo Rizzo, è come la sistole e la diastole del cuore. Il cuore si contrae per riempirsi e poi per rilasciare, diciamo, il sangue in circolo, e quindi per dare vita e dare la possibilità al corpo intero di poter diciamo così vivere. Allo stesso modo è stato il popolo ragusano attorno a questi due grandi santi patroni, ai quali si è sempre da sempre rivolto con molta, diciamo, devozione, con molta fede. Nei momenti di difficoltà e anche nei momenti di gioia. Sia nei momenti, diciamo così, di difficoltà, sia nei momenti di gioia. E quindi, ricordando degli esempi, quando finiva, diciamo così, una guerra, quando c'erano delle pestilenze, delle carestie, i terremoti, il popolo ha sempre fatto riferimento ai due santi comuni patroni. In atto ovviamente è una città che non può assolutamente dimenticare, nonostante, diciamo, l'ateismo purtroppo dilagante, ma chi, diciamo così, è legato non solo a questa forma di tradizione, perché sì, la tradizione c'è, esiste, ma a questa forma di fede, non può assolutamente la città dimenticare questi, diciamo così, aspetti. Giorgio andava a trovare San Giovanni e San Giovanni, diciamo, se, tra virgolette, ricambiava la visita, è stato sempre così. Quando è successo, in maniera reciproca, è stato sempre fatto così dai nostri padri, e noi vogliamo continuare questa tradizione in maniera rispettosa della volontà dei nostri padri che l'hanno creata. Questa è Tele Iblea. A Ragusa i vini sfusi siciliani e nazionali, sia rossi che bianchi, sono solo da Vini Olindo, in via di Vittorio 116. Da più di 30 anni Vini Olindo soddisfa la clientela più esigente con oltre 1000 etichette di vini imbottigliati siciliani e nazionali, i migliori distillati e le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. E non mancano i prodotti tipici della nostra terra. E ultima novità! Da Vini Olindo le birre artigianali siciliane con vari gusti e gradazioni in grado di soddisfare i palati più esigenti. Venite a trovarci, vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa. Telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete. A Ragusa è gratis. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Benissimo, allora, San Giorgio, avete sentito, ci sono questi spettacoli. Io sono preoccupato, perché è un po' questa storia degli spettacoli. Capisco che quando c'è Ciccio cambia il modo di pensare.
Lui, e l'ho sempre detto, lui dovrebbe fare il presidente della Proloco piuttosto che l'assessore, perché lui è per questo, fare spettacoli, premi, e il presidente della Proloco lo dovrei inserire nella nostra Proloco. Io magari penso agli appuntamenti culturali e lui pensa agli spettacoli, come in questo caso con questi nomi che saranno bravi. Io non ho mai sentito, ma la colpa è la mia perché ho una certa età e questi artisti così conosciuti per me sono nessuno. Ma non ci dobbiamo però dimenticare che il target della festa di San Giorgio non è soltanto giovani, ma forse è proprio diverso. Ecco perché noi, e lo abbiamo già detto in altre occasioni, daremo un taglio differente alla festa di San Giorgio, con la presenza di Andrea Ottaviano, ma anche di altre testimonianze. È un po' come avete sentito Gianni Giannone, sono molto belle queste testimonianze dei tempi andati in cui si raccontano cos'erano, com'era la tradizione, com'era la festa. Guardate che è una cosa molto molto interessante. Io oggi ho avuto l'occasione di parlare con un imprenditore, non lo faccio il nome, un imprenditore che ho visto, devo dire che ha 88 anni e li porta bene, poi sai, quello che conta non è l'acciacco ma è la testa. Bene, 88 anni, poi è andato via da Ragusa, ma è stato in un momento uno di quelli che a Ragusa contava, imprenditore nel settore delle macchine, insomma era un personaggio. E oggi l'ho incontrato e gli ho chiesto proprio questo, bei tempi, Ragusa agli anni 70, ecco, quante, io un po' meno naturalmente perché negli anni 70 ero un ragazzino appena, però quanti imprenditori hanno speso, investito, perché allora si poteva fare, hanno fatto Ragusa quella che era fino agli anni 90-95, il modello Ragusa. Poi il modello Ragusa è crollato perché è arrivata la globalizzazione, ma fin quando ci hanno detto a noi imprenditori di Ragusa, fate il vostro lavoro, noi l'abbiamo fatto, muovetevi, noi l'abbiamo fatto. E allora sarebbe bene ricordare queste cose perché sono tradizioni, e le tradizioni stanno bene con la crescita di una città. Allora noi parleremo molto di storia, di tradizioni, di patrimoni immateriali e materiali della festa di San Giorgio. Cambiamo argomento, faremo per chiudere, da lunedì ogni sera un quarto d'ora per parlare della festa di San Giorgio, appunto aspettando San Giorgio. Ora torniamo a parlare della Camera di Commercio Ragusa-Siracusa e Catania, quella del sud-est. Questa volta non vi parlo di aeroporto, ma vi parlo del Codacons, che praticamente chiede le dimissioni del presidente Agen. Agen per ora è molto criticato su vari fronti, dobbiamo dire la verità. Qual è il motivo? Qua io devo dire che mi sembra una stupidaggine, ma non l'appartenenza, cioè mi sembra una stupidaggine il fatto che uno si debba dimettere se è stato iscritto a una loggia massonica, perché come abbiamo detto più volte, il fatto di essere iscritto in una loggia massonica non mi sembra né un reato, non c'è scritto in nessuna legge, se no a quest'ora sarebbe lì nella, ci sarebbe il codice penale che dice che è iscritto alla loggia è perseguibile con chissà quale cose, ma non è così. Quindi il fatto che il Codacons chieda che Agen si dimetta perché è stato iscritto seppur dormiente a una loggia massonica mi sembra una stupidaggine. La verità è che siccome c'è un regolamento, lo statuto della Camera di Commercio, dove c'è scritto che non possono far parte del Consiglio coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
Allora, se fa parte dello statuto, che dice lo statuto di questa associazione, dice tu non puoi far parte di questa associazione perché c'hai i capelli bianchi, è scritto nello statuto, basta, diciamo, fai ricorso, ma è scritto nello statuto. Se c'è scritto qua che le associazioni dove c'è un giuramento, una promessa solenne, se tu ne fai parte non puoi far parte della Camera di Commercio, è lo statuto, e quindi da questo punto di vista ha ragione il Codacons. Dall'altro, magari io penso che sotto certi punti di vista è meglio, cioè avrei più fiducia di uno che fa parte di una loggia massonica piuttosto che di un altro che fa parte di qualche altra associazione, perché poi almeno delle logge massoniche sai che sono richiesti alcuni requisiti importanti di qualità e anche di moralità, quindi quasi quasi è meglio questo. Detto questo, andiamo a chiudere, parliamo un attimo dell'ambiente, perché i ragazzi oggi hanno, o meglio, si va a votare e uno dei partiti che fa molto, molto chic, diciamo, ma è importante, è quello ecologista. Poi c'è questa ragazza svedese che fa ogni venerdì gli appuntamenti per l'ambiente, e anche a Ragusa Legambiente ha organizzato questo incontro, vedete, quindi c'è stato venerdì in piazza, ieri in piazza delle Poste, una riunione non numerosa a dire la verità, però i ragazzi hanno comunque dimostrato di crederci, anche se non sono tantissimi. Perché succede questo? Perché purtroppo certi temi devono essere compresi con precisione e bisogna vedere in quale contesto vivi, perché un contesto come il nostro, dove il degrado è minimo, devo dire, non crea preoccupazioni. Magari in altri posti dove il degrado è molto più alto, ecco che viene fuori la preoccupazione e la protesta. Quindi da questo punto di vista siamo un po' fortunati. Poco degrado, poca protesta per quanto riguarda l'ambiente. E parliamo di cultura, andiamo a chiudere il telegiornale con questa piccola intervista che abbiamo fatto all'amico Amedeo Fusco, che oggi apre una mostra dedicata a due personaggi, uno purtroppo scomparso, che hanno, diciamo, uno di loro, diciamo, l'artista è sordomuto, quindi abbiamo approfittato, ormai abbiamo sempre questa inclusione, abbiamo approfittato di una delle interpreti che conosciamo noi per far tradurre quello che dice l'amico Amedeo Fusco all'inaugurazione di questa mostra che si fa nel suo centro di aggregazione, farlo tradurre con la lingua dei segni. Vediamo. Questa è una mostra di due artisti congiunti. Loro due hanno realizzato delle opere, ognuno per proprio conto, nel corso della propria vita, e poi hanno realizzato delle opere anche insieme, opere a quattro mani. Stiamo parlando di Giovanni Peroncini e poi di Laura Girardello. Sono due artisti che hanno trovato anche un punto comune nella vita, un punto comune importante, che è quello dell'amore per gli animali, l'amore per gli esseri viventi in generale. Tant'è vero, insomma, che tutte e due già dal 1978 hanno portato avanti delle proteste proprio contro il maltrattamento degli esseri umani e degli animali. Io sono onorato di avere questa tensione condivisa da parte di questi due artisti in esposizione qui nel centro di aggregazione culturale. Loro due fanno parte del centro di aggregazione culturale e sono anche due artisti che partecipano alla mostra Omaggio a Frida, che si terrà a Città del Messico presso l'Istituto Italiano di Cultura il 20 giugno del 2019. Quindi siamo già pronti per andare in Messico e io con me porterò naturalmente anche un'opera realizzata da Laura Girardello e un'opera realizzata da Giovanni Peroncini. Questa mostra rimarrà aperta fino al giorno 6 ed è visitabile dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 17 fino alle 19.30. Ma se qualcuno volesse visitare la mostra in orari diversi,
può contattarci, insomma, magari fissiamo un appuntamento e vediamo se sono persone simpatiche e positive, siamo disposti ad aprire anche fuori orario, altrimenti, insomma, mi dispiace, non a tutti apriremo fuori orario, quindi proponiti intanto e proponiti con simpatia. Complimenti anche ad Amedeo per quanto riguarda le sue attività culturali, perché poi le attività culturali, guardate, sono molto molto importanti, perché, come dicevo prima, Ciccio fa il presidente della Prologo, però più se ne fanno meglio è. Ora, cambiando un po' con la scaletta, a proposito di Prologo, vi ricordo che domenica prossima, anzi no, giorno 9 per essere esatti, giorno 9, quindi preparatevi, ci sarà questa iniziativa che riguarda le mappe della collezione Zipelli. Questa è la giornata della Prologo, come vi dicevo io. Quindi la Prologo si impegna molto per fare attività culturali che servano per far crescere la città, perché le attività culturali sono quelle che danno uno sviluppo ed una, e anche, diciamo, una un'immagine, perché spettacoli, questo cantante, come si chiama, che viene qui, ma va in tutte le parti della Sicilia, non è che ci gira, che ti posso dire, quel cantante lì, no? Quel cantante lì oggi è a Ragusa, domani sarà in un altro posto, domani sarà in un altro, ah, ma ci vanno 40.000 persone, non importa, fanno i soldi loro, ma non è un'attività culturale, è diverso. Pensate, io ripeto sempre, pensate cosa accade con Matera, dice, ma non è facile, non è facile, ma noi dovremmo anche cercare di parteciparci a queste cose. Allora, giorno 9, domenica, dalle 9 del mattino alle 13, sarà possibile visitare gratuitamente questa mostra che si trova al Museo Diocesano, praticamente in Corso Italia, a fianco, un po' più sotto della cattedrale, dove c'è anche il Museo Diocesano, con delle cose bellissime da vedere, quindi sarà un'occasione. Da tutte le parti, l'anno scorso abbiamo fatto la Grotta delle Trabacche, quest'anno è meno impegnativo, quindi non c'è da scarpinare, e si spera che ci sia anche il tempo buono, perché il tempo buono fa tantissimo. A proposito di cultura, non voglio entrare nei particolari, ma non mi sembra che ci siano stati consensi unanimi per quanto riguarda questo tipo di spettacolo che si sta facendo in questi giorni a Cava Gonfalone. E qualcuno ha detto un po' sì, perché alla fine, voglio dire, se è l'ambiente che deve parlare di più dello spettacolo, siamo rovinati, perché l'ambiente è certamente suggestivo, ma non ci dimentichiamo che non è un ambiente che ha una caratteristica storica particolare, che so, lì ci abitavano, questa era un'azienda, erano delle cave di pietra, dove veniva preso il blocchetto per costruire la città, soprattutto dopo il terremoto. Quindi non è che si tratta di qualcosa di artistico straordinario, è suggestivo se ci metti le luci, però pare che il testo fosse molto molto pesante, è così, ma dicono, io non l'ho visto quindi non posso entrare nei particolari. Per andare a chiudere il nostro telegiornale, due cose a proposito del tempo. C'è una lamentela che arriva dall'associazione Balneari, che dice, porca miseria, non siamo ancora riusciti ad avere un po' di tempo buono, ed è vero, questi weekend, ora domani doveva essere bello, invece non è così, pioverà, ma quando l'avremo la buona stagione? Allora, quelli che fanno, diciamo, l'attività balneare dicono, non solo c'è tempo brutto, si restringe il periodo in cui noi possiamo lavorare per guadagnare qualche cosa, perché se già i primi di giugno è brutto, e poi quanto dura questa stagione? E si lamenta anche della troppa burocrazia che esiste nei territori, come per esempio anche a Ragusa, parla delle scie e parla anche della
difficoltà che hanno questi imprenditori. Allora, da tutte le parti dice dobbiamo vivere il turismo, vogliamo vivere il turismo, io là sono d'accordo con loro, sì, però voi parlate solo, ma quando si tratta di utilizzare il turismo, l'altro giorno chiedevo, diceva, perché dobbiamo fare 5 scia per 5 case quando in verità la società che lo gestisce è una sola, no? Quindi l'inizio di attività è una, poi no, ci vogliono 5 case, magari 5 carte da bollo, magari. Allora, questo non funziona ed è questo il grande problema. Parliamo di sport, e parliamo di sport con Gianni Papa, che è un ospite di studio. Però vorrei spendere una parola per un ciclista. Una parola, eccolo qua, è Damiano Caruso. Damiano Caruso è un ragusano, è nella stessa squadra di un altro siciliano, Nibali, quindi che mira a vincere il Giro d'Italia. Oggi è stata una gara splendida e voi non potete pensare quante lodi sono state fatte a questo nostro conterraneo, anzi compaesano, che è stato davvero incredibile a salire sulle montagne della Val d'Aosta. Sono arrivati a Courmayeur, vi devo dire che è stato davvero faticoso, e Damiano Caruso era sempre in prima fila fino a, diciamo, agli ultimi metri, quando poi il suo capitano si è allontanato perché ha guadagnato 4 secondi di Ambuono, è arrivato terzo. Ma lui è stato eccezionale, lo stesso telecronista, per tutta, diciamo, la salita non ha smesso di fare le lodi di questo bravissimo ciclista ragusano. Questa è una bella cosa e complimenti, che noi ce lo ricordiamo quando è iniziato tanto tempo fa, è stato premiato più volte, ma oggi ha veramente raggiunto il top perché è stato eccezionale. Da questo noi chiudiamo il nostro telegiornale, io vi auguro un buon fine settimana, sentite Gianni Papa che parla di pallavolo, noi ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Questa è Teleiblea. C'è più gusto nei piatti del ristorante Il Delfino, lungomare Andrea Doria, Marina di Ragusa. L'anima della cucina mediterranea rivisitata dall'esperienza dello chef Vincè. Il vero sapore di mare nelle sue specialità, che potrete apprezzare meglio stando comodamente seduti sulla terrazza sul mare. E i vini sono tutti dal territorio. Ristorante Il Delfino, dove le ricette sono tutte a base di prodotti locali e di pesce rigorosamente nostrano. Ristorante Il Delfino, lungomare Andrea Doria, Marina di Ragusa. L'associazione di promozione sociale Elohim, con il patrocinio del Comune di Caltagirone, vi invitano al Festival Canoro per Giovani Talenti Caltagirone, sabato 1 giugno 2019 presso il Giardino Pubblico di Caltagirone. Caltagirone Song Contest, direzione artistica Antonella Di Maria. Ospiti della serata, la scuola di ballo Passion for Dance. Per info e iscrizioni contattare Antonella Di Maria al numero 339-2742184. Chiusura delle iscrizioni giorno 29 maggio alle 20:30. Periodo, come dicevo, di sport ce n'è ovviamente poco. Ieri abbiamo parlato del rugby, che ha compiuto un'altra delle tante imprese del mondo ragusano, ma stasera mi fa particolarmente piacere, uno perché l'ospite, che è Giorgio Scavino, è un amico, ma due perché posso parlare di qualche cosa sportiva al di fuori di Ragusa, e nel caso particolare di Modica. E parlo di uno sport del quale, confesso, io non è che sia un grande esperto, anche se ai tempi che c'era la squadra Ragusa mi avevano, tra virgolette, costretto ad apprezzarlo, perché è uno sport straordinario, che è la pallavolo. Giorgio, che voi abbiate fatto un grande campionato, non si può discutere, che abbiamo rischiato, qua ci vogliono doppie virgolette, di avere una squadra in Serie A
pallavolo che sarebbe stato un record. Non è ancora finita. Non è finita. Però, anzi, credo proprio che non sia finita. Ci sono vari modi di vincere, sì, campioni, di come di perderle, come stanno facendo al Palermo, che continua a dire una cosa scandalosa, non lasciamo perdere. Però quello che è importante, credo, è che voi avete ribadito determinate cose, che bisogna lavorare serio, con professionalità, e dare spazio ai giovani che meritano di avere spazio. E che non ci sono. In generale, quelli che ci sono. I giovani principalmente locali, col quale intanto vi ringrazio dell'invito, perché è il terzo, porto fortuna. No, ma non è solamente questo. Io sono convinto che ogni volta che mi affaccio su Teleblea, è un bel balcone, l'ho sempre chiamato così, e guarda caso alla fine poi mi porta fortuna. È vero. E poi noi abbiamo fatto l'apertura e poi facciamo il consuntivo. E questo, io a proposito di rugby, ci sono queste immagini che si stanno vedendo qui in... che scorrono, e riguardo la festa che noi abbiamo fatto per per l'accesso ai playoff, che erano insperati, quindi abbiamo festeggiato giustamente qualcosa di storico per Modica. Per Modica e per la provincia di Ragusa, anche se Ragusa fece i playoff, ma per la B, noi per la A. Bene, la cosa interessante è che abbiamo fatto il terzo tempo come si fa nel rugby, che è qualcosa di eccezionale, è un fatto di mentalità. I ragazzi di Barcellona hanno accettato di buon grado questa cosa, e abbiamo fatto questo terzo tempo che è stata una cosa innovativa per la pallavolo, ma bello, l'avevamo fatto già con l'Under 18. Lo spettacolo del rugby è la cosa più straordinaria di quello sport, quindi io sono convinto che gli sport sono tutti belli nella loro diversità, senza dubbio. Allora, dicevamo, giovani che valgono serietà, professionalità, può essere un dilettante che lo fa in modo professionale. Allora, noi dobbiamo dare merito all'allenatore Peppe Bua, che quando, compreso io, dicevo ma questi ragazzi possono eventualmente, lui dice, mi assumo le responsabilità. Alla fine si è assunto le responsabilità, queste responsabilità gli hanno dato ragione, perché ha chiamato i giovani in campo e i giovani hanno risposto egregiamente. E stiamo parlando di gente del 2003, del 2001, quindi insomma, del 2000, e siamo riusciti a fare un ragazzi del millennium. Sì, abbiamo fatto veramente un bel excursus. Benissimo, allora fatto questo, visto che voi siete arrivati alle semifinali, credo, dei playoff, no? Noi abbiamo fatto due cose importanti. Uno, essendo stati primi nel giro d'andata, abbiamo partecipato a Coppa Italia. Perfetto. Coppa Italia abbiamo... l'unica squadra che ha battuto l'Ottaviano, che poi ha vinto la Coppa Italia, è una corazzata davvero, che poi ha vinto la Coppa Italia, e noi l'abbiamo battuta, e poi siamo usciti per un set, perché noi abbiamo vinto 3-1 in casa e perso 3-0 fuori casa. Dopodiché siamo entrati nei playoff per la Serie A, che si chiamerà A3 o A2, A3, abbiamo fatto questi playoff da seconde, con la seconda del girone pugliese, e abbiamo, ahimè, perso in casa 3-1, e stavamo per ribaltare il risultato a Taranto. I punteggi 27-25, 26-24, quindi siamo riusciti a... imponderabile, il pallone che prende il palo al calcio, la palla che batte sul canestro, è andata così. Meritatamente è passato il Taranto, perché era una bellissima squadra, quindi onore e merito. Però essendo noi la prima seconda d'Italia, e mi dicevano, potrebbe succedere. State parati. Sì, però succedere. Scusa, perdonami, non entro in questo argomento, ma lo devo dire una cosa. Questo qua vuol dire che voi, diciamo, avete le spalle coperte come società. Se no non ve l'avrebbero detto, mica sono scemi. Noi fanno follia ogni tanto nelle federazioni, ma scemi non sono. Noi, ringraziando Dio, siamo una società che non ha debiti, una società che viene ancora gestita con le trasferte, con i pulmini, che non mangia il panino ma non va al ristorante, mangia magari il taglio di pizza, quindi ancora abbiamo quella mentalità che è un ibrido tra l'evoluzione esagerata di spese. Sotto il profilo però di professionalità siete al 100%. Siamo al 100%, noi abbiamo uno staff di primo ordine, che abbiamo un ottimo allenatore, e abbiamo un preparatore, un consulente che è Paolo Modica, che è tra l'altro a Ragusa il preparatore della Passalacqua, quindi stiamo parlando di eccellenza. Abbiamo uno scout, un lavoratore, uno stacanovista. Sì, e tra l'altro pure cugino mio, penso un po'. Questo è un poverino. Il lato negativo, vabbè, qualcuno ci vuole sempre qualcosa di negativo, lo dovrò.
Quindi, insomma, abbiamo questo tipo di... Poi i ragazzi che si affacciano alla pallavolo, c'è la professoressa Birolini che cura il settore giovanile e che sta sfornando atleti quattordicenni che si affacciano poi... Quindi avete i cosiddetti ricambi, no? Sì, noi abbiamo quest'anno abbiamo raggiunto 80 bambini e in pallavolo 80 bambini, a Modica sono tanti. Scusami, e bambine? Maschi. Le ragazze che sono... La sezione noi abbiamo la sezione femminile che è curata dalla professoressa Lauretta. Modica è una cosa tradizionale. Che c'ha oltre 100 bambine, ragazzine. E fanno la C. Poi tra l'altro c'è un'altra realtà, un'eccezionale realtà, che è la PVT, l'allenatore mio fratello, che fanno la B1 femminile, è di altissimo livello e hanno fatto un ottimo piazzamento quest'anno, però mio fratello vede che c'è un difetto, è un allenatore, è modicano ma vive a Ragusa. Questa è una cosa che io non finirò mai di rimproverare, però pazienza, nessuno è perfetto. È vero. Allora, al di là degli scherzi, ogni tanto un poco di sano sfottò campanilistico è divertente. Guarda che fin quando ci fu il campanilismo, i ragazzini andavano in campo molto più agguerriti di oggi. Questo appiattimento a me non è che piaccia molto. Allora, andiamo avanti. Dicevamo, società seria, giovani, le classi proprio anche dei più giovani curate molto, un grande campionato, possibilità tutt'altro che remota di entrare comunque sia dalla porta di servizio ma a pieno titolo. Questo qua vuol dire che voi avete ottenuto una serie di cose. Una di queste che ho visto, si vede dalle immagini, purtroppo prese da un'angolazione particolare perché evidentemente la posizione del campo non permette... Se non c'è una tribuna... Costringe. Sta. Direi il pubblico. Sì. Rapporto col pubblico. Allora, il pubblico, ahimè, nella zona iblea il pubblico non è mai particolarmente bravo. Quando perdi il pubblico non c'è. Ah vabbè, questo. Ma quando cominci a vincere, siccome tra l'altro noi quest'anno abbiamo, a parte vinto, abbiamo giocato bene, che è una cosa importante. Modica ha un substrato culturale di pallavolo, sì, perché certo. La pallavolo esiste da tanto, quindi è come a Ragusa fai pallacanestro, c'è poco da fare, certo. Il figlio, il nipote, lo zio... Tutti hanno fatto pallacanestro, a scuola si fa pallavolo. L'unica cosa che è comune, che hanno fatto tutti in questa provincia e continua a fare, è l'Avis. Sì. Il resto ognuno si... Perfetto. Quindi in pratica noi abbiamo riportato la gente, sia noi che la femminile, abbiamo riportato la gente alla struttura geopedica che è diventata, ahimè, angusta come... Cosa, però, è bello perché sia angusta, è sì, importante. È chiaro il concetto del troppo pieno... Però abbiamo avuto belle presenze e tra l'altro abbiamo avuto un certo tipo di pubblico, cioè gente con le famiglie, quindi insomma anche il coinvolgimento che ha operato il nostro direttore sportivo, che è l'avvocato Aprile, Ezio Aprile, insieme alla professoressa Birolini e a Francesco Sindoni, che è lo psicologo. Cioè, i valori più veri. Portare le famiglie, quindi esatto. Abbiamo fatto le entrate in campo con i bambini che accompagnavano gli atleti. Appropriati del terzo tempo del rugby, coinvolgendo, avete pescato dovunque. Sì, e questa è una cosa bellissima. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di poter condividere il momento. Benissimo. Allora, Giorgio, andiamo verso la fase finale. Ovviamente c'è la possibilità che voi facciate l'Atreo, come accidenti decidono di chiamarlo, che rimaniate in B. In ognuno dei due casi mi sembra che siate pronti. Però non so, è chiaro che i programmi sarebbero diversi, le prospettive e le aspettative, ma partiamo dalla virgolette peggiore, facciamo finta che restiate in B, con quale idea? L'idea è ripetibile quella stessa. L'idea è quella che noi abbiamo già, a parte i nostri ragazzi locali, che chiaramente ne perderemo molto meno uno perché Paolo Melilli andrà all'università a Padova. È il dramma di questo. Ed è forse uno dei migliori elementi che Modica abbia mai espresso nella storia della pallavolo. Però i ragazzi modicani molti resteranno a Modica perché lo zoccolo duro degli altri continua. Noi siamo per l'ho detto anche in una precedente intervista, ribadire lo stesso concetto: lo zoccolo duro della squadra rimane, al limite possiamo integrarlo con uno o due elementi di esperienza che possono portare
quello che ci è mancato quest'anno, la malizia. Vabbè, quella te la fai col campo e con però chiaramente noi affronteremmo comunque una B venendo da una Coppa Italia e dai playoff disputati. Non c'è più nessuno ormai. E quindi ormai siete sgamati. Ormai siamo sgamati, quindi dobbiamo rinforzarci, ma il lavoro nobilita. E invece se, nell'ipotesi che noi ci auguriamo tutti, si aprissero le porte dell'Olimpo, che è un Olimpo strano, invece della O c'ha la, l'Olimpo è fatto così. L'Olimpo. Olimpo. Noi se dovessimo andare nella serie superiore, chiaramente... Dovreste comunque attrezzare, non credo che andate per fare comparse. No, non andremo per fare comparse, e comunque quei due o tre elementi che comunque dovrebbero essere integrati verrebbero presi di uno spessore ancora maggiore. E secondo me con altri due elementi potremmo fare. Ora potete fare il campionato? No, non potremmo fare la struttura a meno che dovrebbe essere adeguata. Però noi abbiamo una fortuna. A Modica abbiamo un palazzetto che è il Palarrizza, che per motivi che non stiamo a parlare di lungaggio. È un po' appeso quando uno ci sta sulle gradinate, però lo spazio. Spazio ce n'è tanto ed è gestibile, quindi si potrebbe comunque risolvere il problema. Quindi sarebbe il minore dei problemi. Guarda, la cosa non ci preoccupa. Allora dobbiamo giocare a Ragusa. Ma a Ragusa non ne manco. No, ma io sono sempre uno stupido che sognerebbe immense realtà i blei. Il futuro è, sono i consorzi sportivi. Non c'è alternativa. Perché già noi vediamo Vero Volley in Lombardia. Quest'anno le finali, Under 14, Under 16, sai che sono state? I primi quattro volte Lombardia 1 con Lombardia 3, Lombardia 2 con Lombardia 4, quindi smettiamo di dire mammellata, no, cooperativismo ce l'hanno, lavorano bene. Ma adesso se in queste facciamo ipotesi, parliamo del sesso degli angeli, se domani mattina si dovessero fare dei poli di eccellenza, la pallavolo sarebbe Modica, come che nessuno potrebbe levare Ragusa la palla canestro. Sarebbe follia. Quest'anno però, guarda, Ragusa ha fatto un lavoro sull'Under 16, il vostro giovanile. Ciccio Corallo ha vinto il campionato Under 16, è andato alle regionali, aveva un nostro palleggiatore che gli abbiamo dato con grande piacere. Quindi questo... Sai, da quando è finita la Progeo che aveva fatto la B e tutto, purtroppo... Ecco. Una costola ragusana, scusa se interrompo, una costola ragusana con giocatori modicani, perché in pratica lo Zoccolo Duro era l'allenatore e due o tre elementi di Ragusa e gli altri erano modicani, hanno fatto un bel campionato a Gerratana, in Serie C hanno rischiato, il capitano Enzo Di Stefano, hanno rischiato di andare in Serie B. Di uno ragusano, diciamo, d'onore tipo Manuel Benassi, sì, che spero si rimetta di nuovo, già so che sta lavorando con i giovani, e spero che arrivi, perché può portare ancora da dare tantissimo. Al di là di questo, che sono, diciamo così, cose, sogni, roba simile, rimane il fatto che nel quadro di questa grande annata dello sport ibleo in generale, Modica ci ha messo la sua tessera, il suo tassello in questo momento, ed è mosaico, insomma, bel mosaico, bello grosso. Il mio augurio sinceramente è che possa uno rimanere altrettanto grosso, non ha importanza dove, se però avessimo il piacere di avere un'altra, perché l'anno prossimo avremo in questa provincia avremo la Serie A di pallacanestro femminile, la Serie A 1 di calcio futsal femminile, avere un'altra sarebbe una cosa. E in questa provincia avremo anche il giorno 26 maggio, faranno gli scongiuri gli amici di Comiso, si giocheranno la promozione in Serie B della femminile, quindi la provincia funziona, non stiamo lavorando con i giovani, spero che il comitato intervenga immediatamente per cercare di coinvolgere le società a lavorare con Beh, noi immediatamente dobbiamo finire, perché quando ci mettiamo a parlare ce la tiriamo a lungo, ma resta il fatto che è stata una cosa molto molto bella, e sono contento di aver così seguito questa squadra, sia pure non potendo per motivi proprio di impegni giornalistici, la domenica il mio giornale si ricorda che mi vuole dall'inizio alla fine, e l'augurio che all'inizio del prossimo campionato ti riavremo, magari, chi lo sa, con la A. Grazie Giorgio, vi salutiamo.
Questa è Teleiblea. Terre Barocche a Ragusa Ibla presenta una splendida e vasta collezione di pezzi artistici in ceramica di Caltagirone. Terre Barocche vi presenta il fiore all'occhiello dell'azienda, la preparazione con metodi assolutamente artigianali di pezzi unici decorati a mano per ogni esigenza d'arredamento. Gli esperti artigiani di Terre Barocche sono anche specializzati nella realizzazione di teste di moro di ogni dimensione e colorazione, garantiti con certificati di autenticità. Terre Barocche, negozio di ceramiche artistiche di Caltagirone, si trova nel centro storico barocco di Ragusa Ibla, Piazza Duomo 8. Ritrovati cari telespettatori, nuova puntata di Allo Motori, siamo come sempre in pista a Lainate, presto scenderemo nel centro di guida sicura a Cisara. Nuova puntata, ciao Mattia. Ciao Cristina e benvenuti anche a voi. E per quelli che di voi ci stanno guardando proprio il giorno di Pasqua, auguri direi. Assolutamente sì. Abbiamo una scaletta molto ricca quest'oggi, incominciamo subito con Mercedes CLA Coupé che sei andato tu a provare, proprio sì, tu, è stata una guida divertente, una macchina estremamente piacevole da guidare, vi ripeto, anzi vi anticipo quello che dico nel servizio, le corsie sembrano strette, quando la velocità è alta è una macchina divertentissima da guidare, molto. E poi avremo la Opel Insignia con la motorizzazione biturbo, la GSI. Intervista Andrea Placani di Subaru, insieme al quale guarderemo il servizio sulla BRZ Gunma Edition, un servizio davvero molto divertente. Parleremo vedrete. Anche dei pneumatici di quella macchina. Parleremo anche dei pneumatici di quella macchina e alla fine un altro tuo servizio, Kia Soul e Niro a zero emissioni, le versioni elettriche. Sì, un'offensiva particolare da parte del costruttore coreano, due modelli elettrici in un colpo solo. Anche se probabilmente è in arrivo un terzo modello, non sappiamo ancora quando, che viene esibito come concept Habanero. Posso dire una cosa? Certo. Il testimonial originale è della Niro, sai chi è? Robert De Niro. Vorrei dirvi che ho camminato sulle acque per arrivare fino qui, purtroppo a tanto non arrivo. Siamo qui in Germania per parlare della seconda generazione della CLA Coupé, una macchina tanto tanto giovanile. Con questa Mercedes raggiunge i clienti più giovani in assoluto. È una macchina più lunga rispetto a prima, della prima generazione, lanciata nel 2013 e già venduta in 750.000 unità. Dicevo più lunga, quasi 5 cm in più. Poco meno di 4,7 m ed anche molto più larga. Un design davvero moderno e anche filante, con un CX quasi da record, 0,23. Mi sembro spaparanzato, sì, avete ragione. Qui stavo comodo, ma adesso andiamo a vedere anche quanto si sta comodi nella nuova.